Prego, prego. Stato quotidiano a Manfredonia con Matteo Rodusso, titolare del Caffè degli Artisti, un locale qui in via commerciale del centro Sipontino. Siamo nei giorni della festa patronale e proprio in questi giorni è arrivata una generazione al nostro giornale e lo vedremo dalle immagini, in gioco, diciamo in discussione c'è la pedana che è utilizzata dalla via commerciale, in questo caso è sul presunto scempio che la stessa pedana comporterebbe con l'installazione sul posto. Noi ricordiamo che questa pedana è stata regolarmente autorizzata, dunque soggetta ai vari controlli amministrativi e vogliamo proprio partire da questo presunto deterioramento di questo posto bellissimo in Manfredonia che è il Pertugio del Monaco, signor Russo. E allora, quello che posso dire io in merito alla pedana in questione, come già hai pienamente detto, la pedana è stata regolarmente autorizzata, è stata soggetto di controlli a più riprese anche negli ultimi tempi, quindi sotto questo punto di vista non abbiamo null'altro da dichiarare. Mentre per quello che riguarda l'eventualità che la pedana in questione arrechi dei danni dal punto di vista anche urbanistico, quindi paesaggistico, a quello che è un posto storico di Manfredonia come il Pertugio del Monaco, avrei tante cose da dire. La cosa che posso dire è che noi quando abbiamo iniziato l'attività in questo posto, in questo luogo, parlo del 2003, il Pertugio del Monaco era per Manfredonia e per i manfredoniani il Vespasiano all'aperto e ricettacolo di incontri poco opportuni come spacciatori o comunque gente che si nascondeva dietro il muretto per usufruire di questo posto che era buio, senza illuminazione e quant'altro, per anche svolgere attività poco lecite. Invece naturalmente con il vostro arrivo, con la vostra attività commerciale. Infatti non a caso tutte le mattine si trovavano, anche appena noi i primi mesi che abbiamo aperto, si trovavano delle siringhe sparse in questo posto storico di Manfredonia che nonostante è un posto centralissimo era poco curato e poco tutelato. Quindi sotto questo punto di vista ritengo che abbiamo fatto un'azione di bonifica, anche se non in maniera volontaria, involontaria. Quindi la nostra presenza chiaramente è illuminazione, è controllo della zona, è il continuo anche da parte nostra cercare di tenere igienicamente pulita anche l'area. Il circondario dal punto di vista igienico-sanitario tenendo pulito. Ecco, adesso torniamo invece alla pedana. Allora, noi abbiamo detto regolamento autorizzata e qui quindi sta installata, non andrebbe, dunque non va a creare deterioramento nel Pertugio del Monaco, e questo lettore dice è stata montata dal comune in occasione dell'ultimo carnevale down, da allora non è stata più rimossa. È stata montata la pedana nel periodo di carnevale, laddove noi abbiamo aderito spontaneamente in collaborazione con il comitato del 2011 del carnevale, abbiamo aderito a varie iniziative di animazione, di musica dal vivo, eccetera e quant'altro. Poi successivamente è stata smontata la pedana e in prossimità del periodo estivo è stata ripristinata, tant'è vero che lo stato dei luoghi attuale, come si può vedere, abbiamo cercato di dare un decoro per quello che ci è consentito fare, oltre non con un tappeto verde, con delle piante, dei fiori, per dare anche quindi un decoro. Come abbiamo visto alle immagini, certo. E l'aspetto visivo del posto.
Un'altra cosa che vorrei precisare, due cose. Allora, l'installazione della pedana presume, come è avvenuto, anche il sopralluogo dei vigili urbani che devono garantire la tutela e il passaggio pedonale, come per legge, dove si deve lasciare almeno 2 metri di carreggiata libera, deve lasciare la possibilità di eventuali emergenze come l'arrivo dell'autoambulanza, l'arrivo dei vigili del fuoco e tutto quello che può necessitare per eventuali pericoli. O in questo caso sono state ampiamente rispettate? Ampiamente rispettate, anzi i metri sono largamente superiori a quelle che le leggi prescrivono, quindi c'è anche il parere favorevole del comando dei vigili. Signor Russo, lei ha anticipato questa diciamo restringimento della carreggiata, perché per esempio il lettore dice questo, dice con la festa patronale in corso, dunque il 31 agosto c'è la processione onore della Madonna, c'è difficoltà con questa pedana per il passaggio della processione stessa e qui si fa un riferimento dunque a una volontà della città, delle sezioni commerciali, addirittura del sindaco, ma questa vabbè la restringiamo, di andare a cedere alle lusinghe commerciali per la devozione. Certo. Lei cosa risponde? Allora io ritengo nel mio piccolo e nel mio pensiero che l'attività di un'amministrazione non deve essere quella di limitare eventualmente l'attività imprenditoriale di chi che sia, bensì di regolamentare, come in questo caso è avvenuto. Viene regolamentato in base a quelli che sono i requisiti di legge a cui uno si deve adeguare. E questo è stato fatto anche da parte dell'amministrazione. Non possiamo continuamente noi a Manfredonia, parlo di Manfredonia, continuamente una città di 60.000 abitanti che magari d'estate supera anche i 100.000 abitanti, quindi abbiamo un afflusso turistico rilevante, da parte nostra ci deve essere l'aspetto propositivo della questione. Noi ci dobbiamo adoperare per dare quel valore aggiunto alla nostra città. Quindi per quello che riguarda il caso specifico, qual è la questione, dove voglio arrivare? Noi svolgiamo un'attività imprenditoriale che riguarda l'aspetto ludico, quindi prettamente di benessere dal punto di vista anche mentale, certo, mentale, quindi di relax, quando il turista, l'avventore o anche il locale, la persona di Manfredonia stessa, quindi attraverso la musica, vuole passare un'ora di serenità, di tranquillità, eccetera, eccetera. Tra musica e mangiare, certo. Il nostro aspetto, il nostro compito è anche quello di dare questa possibilità. Quindi l'aspetto ludico anche dell'attività, dico questo perché la necessità prevalente della pedana in questione è proprio quella di consentirci di, nell'arco della stagione, di poter fare delle attività di animazione, quindi come musica dal vivo, intrattenimento. Però non abbiamo risposto comunque alla domanda, andrà a restringere questa pedana, andrà a rendere difficile il passaggio della processione secondo lei? A restringere un attimino sicuramente sì, però sicuramente non lede al passaggio stesso della processione, ma questo fatto qui è anche dovuto al, che chiaramente sarà successivamente, quando ci sarà il ripristino del tratto Corso Manfredi, anche questa zona qui, sicuramente da parte sia delle amministrazioni che da parte nostra dovremmo rivedere quello che è quello che potrà essere successivamente l'occupazione del suolo pubblico. Quindi questo oggi noi non lo possiamo dire. Perché dico questo? Perché la pedana in questione oggi ha modo di esistere in quanto l'assetto stradale di Corso Manfredi in questo tratto non è agibile, è disconnesso. D'accordo. Quindi qualsiasi tipo di attività in quel punto lì non è possibile. Oh. Ecco perché c'è, tant'è vero che qualche giorno fa proprio davanti al mio locale c'è stato una piccola colata di catrame per chiudere un avvallamento che è pericoloso proprio per il passaggio pedonale.
proprio davanti al locale, mi ha creato anche problemi all'interno del locale per 3-4 giorni, perché il catrame è fresco chiaramente. D'accordo. Però con questo non significa che l'amministrazione non doveva operare, perché c'era un'esigenza effettiva di ripristino di quel tratto che era pericoloso proprio per il pedone. Allora, signor Russo, l'ultima battuta conclusiva, in breve invece una considerazione su questa festa patronale, adesso è in corso, ci saranno 3-4 giorni fino al 1° settembre, se comunque lei sposa questo programma attuale di quest'anno o come rilanciare la festa patronale? Allora, chiaramente le difficoltà le sappiamo tutti, dal punto di vista economico, sia per le aziende, per i privati. Quindi chiaramente i contributi diventa difficile reperire, considerando che è comune per le note vicende che sappiamo, per il bilancio e tutto quanto, non ha potuto anche quest'anno elargire nessun contributo. Quindi io ritengo che il comitato e il presidente stiano facendo un buon lavoro. Per quello che ci riguarda, infatti, già tutto il periodo, il mese di agosto, ma soprattutto in questo periodo della festa patronale, per quello che ci riguarda, proprio in virtù del fatto degli avventori, del forestiero, del turista, e tutte le sere animiamo con situazioni diverse, gruppi diversi, a tutte le cariche spese nostre, non ha nessun carico di spese sulla comunità di Manfredonia, fermo restando che è a beneficio del mio locale. Però sicuramente, considerando il punto strategico di passeggiata che la gente passa, è a beneficio della città. Nel pieno costo. Quindi lo abbiamo visto ieri sera con la manifestazione Notte Azzurra, dove noi abbiamo aderito a tutti i livelli di collaborazione, di musica, a tutti i livelli. Ho dato piena disponibilità agli organizzatori, dove è venuta fuori una bellissima manifestazione, considerando che noi alle 9 avevamo esaurito già i biglietti di prevendita, arrivava gente che continuava a chiedere il biglietto, quindi vuol dire che è stato apprezzato quello che è stato fatto. D'accordo. Allora, augurandovi un buon lavoro per questi altri giorni, ci siamo molto a lavorare sicuramente fino al 1° settembre, fino alla fine della festa patronale, una buona sera dalla redazione di Stato. Grazie.